E poi io volevo passare anche a un'altra domanda, effettivamente. E un'altra domanda riferita comunque a come si affrontano le tematiche sociali all'interno del cinema. So che lei ha fatto un documentario su Carlo Giuliani, se non sbaglio, e come, cioè, è stato lavorare a quel documentario, volevo chiederle. Dunque, io credo che il mio modo di fare, poi non lo so se, come si deve fare in generale, il mio modo di fare è quello che non si può mai fare un film o un documentario solo per, come dire, per indignazione o per presa di posizione politica, ma si deve anche fare poi un buon film e un film emozionante con una storia e quindi personalmente riesco a fare un film quando sento un legame anche personale forte con quel tema. Nel caso del documentario Carlo Giuliani Ragazzo, allora io ero stata a Genova insieme ad altri registi, sono stata lì anche una settimana prima del G8, delle giornate del G8, avevo filmato, avevo vissuto quindi in prima persona quella settimana veramente. Ecco, anche questa è una cosa abbastanza dimenticata, perché lì c'è stata una pagina molto molto nera, Dolorosamente, molto immagino. molto nera, molto nera e molto irrisolta. Poi il mio modo di affrontarlo, diciamo, è stato che poi, per non fare solo un film di denuncia, ma fare un film anche che catturi l'emozione e che quindi restituisca, empatia con quella situazione, che il cinema procede per empatia, è stato l'incontro con un'altra donna che è Heidi Giuliani, la madre di Carlo, con la quale c'è stato un incontro molto molto forte tra donne e tra madri. Quindi questo è stato un film, anche quello paradossalmente, rispetto allo Spazio Bianco, che è un film che parla di maternità, quello è un film che parlava anche dell'intelligenza e della forza anche politica del materno, della maternità. E adesso cambio leggermente argomento, però parlando di donne, appunto, come vede, sarebbe una domanda banale, forse un po' troppo, però come vede appunto le donne inserite nel cinema italiano, le donne registe soprattutto. Ah no, pensavo che mi chiedevi come della situazione delle donne oggi in Italia, che è una catastrofe. Ma le donne nel cinema hanno una fortuna che hanno ancora tanto da raccontare, perché il mondo visto dal punto di vista femminile è ancora tutto da scoprire. Nel cinema c'è ancora pochissimo spazio per questo punto di vista. Ci sono delle donne registe, ma molto spesso sono donne che assumono un punto di vista quasi maschile. Spesso le registe, anche una regista, per esempio, che ha vinto l'Oscar, che fra l'altro io considero anche molto brava, che è Catherine Bigelow, però fa dei film estremamente maschili in qualche modo. Mentre io credo ci sia una differenza, credo veramente nella differenza di genere, credo quindi che ci sia una differenza anche di sguardo e quindi se il nostro spazio è ancora abbastanza troppo ridotto, però credo che le ragazze, per esempio giovani, dovrebbero raccontarsi e raccontare di più perché la fortuna è che ancora poco, molto poco è stato raccontato. Beh, con questo direi che ci si può salutare. Ringraziamo Francesca Comencini per la sua gentilezza, per averci concesso questa intervista, comunque è stata molto esauriente.